Nessuno disprezza gli orrori del caos più dei sedessi al Vindicator. E beh, meglio punire il nemico! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a un nuovo appuntamento con la domanda fondamentale. Questo appuntamento è speciale perché abbiamo un ospite con noi, Manuel Massola, che ci svelerà cose interessanti in una scatola che ha trovato di recente. Vai Manuel! E benvenuti a questo mio primo video unboxing, dove andremo insieme ad analizzare il contenuto di questa scatola, ovvero la profezia del lupo. Ultima delle scatole a cui ormai la Games Workshop ci ha abituato da un po' di anni, ovvero di quelle scatole che potrei definire uno starter set o un'espansione ai propri eserciti, più che altro indicata per l'acquisto fatto da due giocatori, se non da un collezionista come nel mio caso. Perché dico questo? Perché internamente questa scatola contiene due micro fazioni, potremmo dire. In questo caso abbiamo i lupi siderali dalla parte dell'Imperium e dalla parte degli Xeno gli orchi, o gli orcs come si suol dire adesso. Questa scatola è parecchio interessante, specialmente per due importantissimi motivi che sono tra l'altro anche illustrati sulla bellissima copertina, sulla bellissima confezione di questa scatola, ovvero il ritorno di due importanti personaggi per il 41esimo, per il gioco del 41esimo millennio, ovvero Warhammer 40.000. Il ritorno, niente poco di meno che, di Ragnar Blackmane e del profeta di Gorke Mork, Ghazkull Thraka, quello che potremmo dire essere la nuova bestia, l'orco più potente in assoluto della galassia, che sta man mano che l'Imperium continua a combattere sempre più assediato dalle forze del caos, Ghazkull sta iniziando a radunare una forza davvero davvero considerevole di tutta la sua razza degli orchi, ovvero sta radunando un enorme Wag, una forza di invasione composta da milioni se non miliardi di pelle verde, pronta a scatenarsi sia sui caotici che sull'Imperium del mondo. Ma andiamo a vedere che cosa c'è all'interno di questa scatola. Aprila quella scatola, Manuel! Aprila! Allora, io innanzitutto questa scatola l'ho tolta dal cellophane perché prima di mostrarvela volevo essere sicuro che ci fossero tutti i pezzi, però naturalmente viene venduta in cellophane. E ho preso la versione italiana, benché ci siano in varie lingue, tra cui naturalmente la lingua inglese, perché ho iniziato a collezionarla in italiano e ho preferito mantenere quest'ordine linguistico, anche un po' per aiutare la causa italiana alle traduzioni. Si sa mai che Games Workshop potrebbe svegliarsi sotto questo punto di vista e farci un bel regalo traducendoci più materiale. Allora, innanzitutto nel retro della copertina possiamo vedere i bellissimi nuovi modelli di Ragnar Blackmane e Ghazkull Thraka. Qui inoltre potete vedere la forza dei lupi siderali, composta da una squadra di Vanguard Primaris Space Marine, che possono essere montati o come Infiltrators o come Incursors. Ragnar Blackmane, naturalmente. Dalla parte degli orchi abbiamo Ghazkull Thraka, modello bellissimo secondo me, il vero protagonista di questa scatola, accompagnato da una guardia d'elite composta da i Meganops, o i capi mega armatura, come si chiamavano una volta, e 5 Nops, 5 capi. Senza dimenticare gli importantissimi Caccola Oliatrice, il Grot meccanico praticamente, e Nkari, il Grot fortunato di Ghazkull, a cui viene data l'opportunità di tenere il bandierone del capo in modo che porti sia fortuna che anche in veste di animaletto domestico del capoguerra. Andiamo ad aprire la scatola.
Allora, una delle cose che adoro di queste scatole per due giocatori o starter set, ditemi la vostra su come potremmo davvero definirle, è questo. Il poster dell'artwork della copertina di questa confezione. Io avendo collezionato anche precedenti scatole di questo genere, ho ancora i poster, alcuni di essi li ho appesi nel mio angolo del lobby e devo dire che questo mi piace davvero molto, anche perché sono un fan dei lupi siderali da lunga data e, la maggior ragione, e in più sono un fan di Ragnar Brickmane. Quindi per me questo è davvero un'uscita importante e un poster che probabilmente appenderò nella mia, nel mio angolo del lobby, come lo chiamo io. Innanzitutto possiamo trovare un manualino, un opuscolo basato su questa scatola dove vengono narrate le vicende che portano avanti la narrazione di questa scatola, ovvero perché Ragnar Brickmane e il Warlord Gazkulthraka si sono trovati a scontrarsi. Farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento a dolci. Cosa è successo a questi due personaggi per aver subito questa bellissima nuova rivisitazione in modelli strepitosi? Beh, mondo imperiale chiamato Kronger, Gutskull si è trovato talmente bene che ha deciso di stabilirsi lì come nuovo campo base per la sua grande WAG, adunando a sé sempre più orchi. I lupi siderali, guidati in questo caso da Ragnar, i Black Manes, nome derivato dal loro Wolflord, hanno deciso di tagliare la testa al serpente direttamente cercando di uccidere Gutskull. Varie vicissitudini, capita che in uno scontro Ragnar pare riesca ad uccidere Gutskull decapitandolo e gettandolo in un baratro, ma lui rimane mortalmente ferito. Una successiva squadra di Space Wolves viene mandata sul pianeta ad indagare sulle movimenti degli orchi e su che fine possa aver fatto Ragnar e la sua squadra, e trovano infatti il corpo di Ragnar Brickmane, terribilmente ferito, forato dagli artigli della chela di Gutskull e con il collo spezzato. Riescono a salvarlo in extremis tramite il processo di trasformazione in Primaris, il cosiddetto Rubicon Primaris. Ma nonostante tutto il sacrificio di Ragnar è stato vano, perché Gutskull, come si dice in questi casi, è talmente ignorante da non aver capito di essere morto. Quindi, dato che la razza degli Xeno è particolarmente portata alla rigenerazione, il suo corpo e la sua testa vengono semplicemente ricuciti insieme da un altro personaggio, il Mad Doc Grotznik, dando un nuovo corpo ancora più potente, ancora più grosso e corazzato al capoguerra. Questo porta Ragnar a doversi, Ragnar Primaris, a doversi di nuovo riscontrare con Gutskull, cercando nuovamente di porre fine a questa minaccia. In questo manuale vengono contenute, oltre a questo piccolo stralcio di background, sono state inserite le abilità dei lupi siderali, le abilità degli orchi per quanto riguarda il gioco di Warhammer 40.000, le schede tecniche dei modelli ivi contenuti, in primis anche Ragnar Brickmane, gli Infiltrators o degli Incursors. Vengono inoltre sono state inserite le schede tecniche di Gazkulthraka, del Big Mac. Il Big Mac, che non confondiamoci, non è un panino di una famosa catena di fast food, ma è il Big Mac, come il buon Mac della Guida Galattica, che può essere montato tramite il multi-kit dei Meganobs. Appunto, la scheda tecnica per poter usare in partita nella propria fazione degli orchi i Nobs e i Meganobs. Una galleria, sempre bellissima,
di miniature della Games Workshop, splendidamente dipinte dal team dell'Heavy Metal. Guts Cool io lo trovo bellissimo. L'ho già detto, mi ripeto, anche se sono un fan dei lupi siderali, devo dire che ero esaltato per l'uscita di Ragnar, nonostante non sia un giocatore orco, o meglio non sono un gran collezionista di orchi, il modello di Guts Cool per me è il vero protagonista di questa scatola, è il vero protagonista di questa uscita, e purtroppo, a mio dire, ha messo in ombra il modello di Ragnar. Avessero messo un capoguerra qualsiasi, Ragnar avrebbe spiccato. Con Guts Cool, purtroppo, ragazzi, non c'è partita. Guts Cool è il vero protagonista di questa scatola. Mi dispiace per Ragnar, perché forse poteva avere un po' più di luce, poteva avere un po' più di risalto, però Guts Cool lo ha completamente adombrato, secondo me. Ci sono poi delle missioni particolarmente carine per chi vuole imparare a giocare con questa scatola, magari spezzandola, come vi dicevo, con un amico. Uno si prende gli Space Wolves, l'altro si prende gli orchi e si può iniziare così. Dove ci sono circa, se non erro, tre scenari, dove vengono appunto, si va a reinterpretare gli eventi della lore di questa scatola, dello scontro tra Guts Cool e Ragnar. Non è male assolutamente questo opuscolo, secondo me, per chi vuole iniziare o vuole iniziare una nuova fazione, quindi deve prendere la mano con le meccaniche e i profili dei lupi siderali o degli orchi. Per i veterani non è un gran plus a questa scatola, a mio modesto parere. Andando avanti possiamo trovare una delle cose fondamentali, che è il libretto di istruzione dei kit in plastica. Perché fondamentali? Perché provate voi a montare un multi-kit in plastica di Games Workshop complesso come questi senza avere la guida a come montarli. Potrebbe sembrare una cavolata, ragazzi, però davvero... Se trovate occasione di comprare presso degli amici o nel mercatino dell'usato dei modelli ancora in sprue, assicuratevi in qualche modo di trovare le istruzioni di montaggio, perché sennò davvero è più quello che vi impegnate a capire come si monta un pezzo, magari poi sbagliando, e allora potrebbe essere troppo tardi perché la colla per plastica va a fondere i pezzi, insomma... È fondamentale e vi consiglio assolutamente di mantenerli, non si sa mai. Io personalmente li tengo da parte, anche perché da una parte nella pagina, nell'ultima pagina vengono descritte le colorazioni che Games Workshop ti suggerisce per dipingere i tuoi lupi siderali e i tuoi orchi. Quindi, secondo me, anziché gettarlo magari con gli sprue usati, sempre se volete gettarli, perché ricordiamo, lo sprue come il maiale, non si butta via niente, vi consiglio di tenerlo. Arriviamo alla ciccia, a roba seria, ovvero le miniature. Iniziamo con Guts Cool Traka. Avevate dubbio? Guardate che bello, guardate quanta roba. E poi vi chiedete perché ho voluto sottolineare il fatto di mantenere le istruzioni di montaggio e non gettarle via. È un kit assolutamente bellissimo, con una sua basetta scenica, dove Guts Cool emerge proprio del tutto all'occhio, sul campo deve essere una cosa davvero fantastica. Non vedo l'ora di montare il mio per poi dipingerlo e in qualche modo giocarlo. Nello stesso kit hanno inserito anche Makari, il Grot fortunato, il portatore standard di Guts Cool, nonché il suo animaletto. Questo ci fa presupporre che questo kit verrà in seguito, magari tra 6 mesi, magari tra un anno, rilasciato a parte. A quale costo magari ne parliamo dopo. Naturalmente lo sprue si presenta, ma non avevo dubbi, d'altronde ormai conosco Games Workshop da parecchi anni,
Lo sprue si presenta assolutamente pulito, non ci sono difetti di fusione. Una volta pulite i pezzi tolti con la tronchesina, va assolutamente benissimo. Cioè, ogni volta la scultura di Games Workshop mi stupisce sempre di più. Andando avanti con la parte degli orchi, abbiamo i Big Mac. Anzi, il Big Mac e i Meganops o i tre Meganops. Infatti, questo kit ti permette di montare o un Big Mac in mega armatura o tre grandi capi in mega armatura. Assoluta vastità di teste, ne abbiamo ben una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, forse sette. Abbiamo sette teste diverse che con gli vari kit degli orchi ci si può fare un kit bashing fantastico, una quantità di armamenti spaventosa, una quantità di panoplie, di trofei, di rivetti, di armi davvero davvero bella. Io non avevo ancora mai visto questo kit, è la prima volta che lo sto guardando così da vicino ed è davvero davvero interessante. Mi piace molto particolarmente anche una piccola chicca che si trova solitamente in questo genere di kit, ovvero lo sgorbio, la caccola, il grot oliatore, che potete vedere qui. Davvero davvero simpatico. Andando avanti abbiamo diviso in tre sprue diversi i nobs, i capi, ovvero gli orchi più grossi, più imponenti, che man mano si stanno facendo avanti nella gerarchia della società orchesca, a suon di testate, di mazzate e di chele in faccia ai rivali. Che dire, questo kit io ne ho già 5, presi da una scatola precedente di questo genere, tra l'altro sempre contro i lupi siderali, Salto Black Reach, possibile. Comunque, è un'altra scatola, magari poi ne parleremo un'altra volta. Possiamo montare 5 nobs diversi e la quantità di armamenti possibili, guardate voi stessi, è davvero impressionante. Possono essere equipaggiati con armi a due mani, grandi spacca, quindi essere portati al combattimento corpo a corpo, oppure altre armi da tiro, tra cui un lanciafiamme pesante. Anche questo è un kit pieno di spallacci, di treccine, di icone. Le icone, tra l'altro, molto bello, guardate qui, ci sono le icone per i vari clan orcheschi, perché questi teoricamente dovrebbero essere il clan Goth, ovvero il clan personale di Ghazghul. Però qui, volendo uno, essendo un kit, multi-kit generico, poi potete montarlo come vi pare. Ci sono i morsi di serpe, c'è la luna cattiva, il sole maligno, insomma, ci sono varie tipologie di icone a cui potrete attingere. Anche qui le teste non mancano, in questo caso ne abbiamo addirittura 10 su 5 corpi, quindi 5 vi avanzeranno e potete usarne dove volete. Ho visto molto interessante un ragazzo che ha usato queste teste, quelle meno meccaniche, per farci degli Ogors di Age of Sigmar. Quindi che con queste teste, che si adattano benissimo anche come proporzioni, diventano dei mega orconi bellissimi. Venuti a meno, passate alla parte degli orchi, abbiamo la parte dei lupi siderali. La parte che, a mio dire, è quella più uscita peggio, potremmo dire. Mi spiego meglio. Gli orchi hanno avuto Ghazghul, e ancora mi ripeto, secondo me è il vero protagonista di questa scatola ed è la miniatura che spicca di più, quella che fa più gola ai collezionisti, come nel mio caso. Ma anche, hanno anche ricevuto una buona uscita tramite il kit dei Nobs e il kit dei Meganops in armatura. Tutti molto caratteristici, urlano orcs, orcs, orcs da tutti i pori della pelle verde. I lupi ricevono come vero e proprio lupo Ragnar. Ragnar, che come vi ho detto,
e il mio personaggio preferito dei Lupi Siderali è il giovane re, colui che presumibilmente dovrebbe poi ascendere al trono di capo di questo capitolo di Space Marine di prima fondazione, non per tirargli la Logan Grimnar, però insomma c'ha già la sua età, le battaglie iniziano a essere tantine, quindi in pole position per quella posizione c'è Ragnar sicuramente. Modello che forse io aspettavo da almeno 10 anni, finalmente mi hanno accontentato, perché il vecchio modello di Ragnar è degli inizi degli anni 90 se non erro, sicuramente qualche esperto come Paisiello potrà sicuramente dirci di più. Capitolo degli Space Wolves, par 50% di questa scatola. A differenza degli orchi, io ho trovato la controparte imperiale più povera, perché sì, ok, c'è Ragnar, fantastico, bellissimo finalmente, ma d'altra parte ci sono i Vanguard, una squadra da 10 di Vanguard Space Marine, in particolare Infiltrators o Incursors, quindi delle sottospecie di scout, dei modelli proprio di infiltrazione, come dice il nome degli Infiltrators, che però sono generici, sono dei marine generici che potrebbero essere adattati a qualsiasi capitolo, Blood Angels, Ultramarine, Dark Angels, e insieme non hanno ricevuto un kit di modifica che una volta montati anche da distante tu sai già che sono dei lupi siderali. Quindi fossi stato in Games Workshop avrei fatto quel passetto in più e avrei inserito dentro un kit di modifica dei primaris per gli Space Wolves. Purtroppo non sono molto rimasto soddisfatto della parte Space Wolves, forse anche perché molti li considerano un'uscita non ben riuscita per i Marine, ovvero mi spiego meglio, i Marine hanno sempre gridato Grimdark, ovvero guerrieri in armatura pesantissimi, ricoperti di sigilli di purezza, croci Terminator per quanto riguarda i Terminator, santini, teschi, insomma una tecnologia più sporca, più Grimdark. Eppure questi Primaris sono soggetti ad un avanzamento di tecnologia che a molti ha fatto storcere il naso, a molti li considerano quasi non dei Marine. Io personalmente non ci avevo fatto caso quando li vidi uscire per la prima volta, effettivamente adesso che me l'hanno fatto notare avrei preferito una sorta di lupi grigi e artigli dei lupi in versione Primaris e non questi. Però comunque sono dei bei modelli, a essere oggettivi, che personalmente userò per il mio capitolo di Corvi Sanguinari, quindi li userò come vanilla, i vanilla marine, ovvero i marine generici, come si usa in gergo da modellisti veterani, specialmente perché ho intenzione di usarli poi in Kill Team. Ecco, questa è una scatola secondo me molto carina, sia per i collezionisti sia per chi vuole espandere le proprie armate di Space Wolves o di Orcs, ma anche per chi vorrebbe mettere su dei Kill Team per il gioco omonimo della Games Workshop. È uno dei miei giochi preferiti, quindi questi li monterò probabilmente sia come Infiltrators che come Incursor. Insieme abbiamo anche i transfer sheet con le varie iconografie dei lupi siderali e degli orchi da mettere sugli spallacci, sulle ginocchiere, dove riteniamo più opportuno per abbellire i nostri modelli. Questa è la basetta di Gazgur, che dovrebbe essere da, se non erro, forse questa è da 60 mm, quindi un Dreadnought. Gazgul è grosso come un Dreadnought, tanta roba. E qui abbiamo tutte le nostre varie basette, sia per gli orchi che per i marini. Dulcis in fondo, abbiamo delle regole
l'opuscolo classico delle regole base per poter usare i nostri modelli nelle partite di Warhammer 40.000. Regole che a breve ormai sappiamo che andranno obsolete perché deve uscire la nuova edizione, la nona edizione di Warhammer 40.000, che spero di, con il nuovo bellissimo box Domitus, spero di poter condividere con voi un video di unboxing. Bene ragazzi, per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso ponete i vostri commenti, suggerimenti e consigli e alla prossima, grazie, ciao! Ciao!